Nessuno. Come un artista invecchiato nel suo mestiere, per eccellente che sia, è oggetto di quella dubbia venerazione, molto simile all'inverso bamboleggiamento che si usa con i vecchi, per assisterli premurosamente, in realtà per far loro capire che sono oltremodo vecchi. Anche nel caso di Paola Borboni, la celebrazione della tenuta e dell'arte si risolve spesso in qualche piccante ritrattino di una vispa, magari anche inviperita vecchietta, che mette tutti a posto con la sua loquela, in mezzo alla simpatia degli astanti, divertiti e plaudenti. Non credo proprio sia stata di questo genere la disposizione del mio animo nell'obbedire al richiamo della figura di Paola. Dico per cautela, non credo, perché in realtà ne sono sicuro. La incontrai a Siracusa nell'estate del 1987, quando stava provando Istrio. Eravamo ormai alla vigilia della prima ed era ansiosa ed eccitata, tuttavia fondamentalmente fiduciosa. Quel testo l'aveva fortemente presa. Era convinta del suo valore, si era battuta per realizzarlo e avrebbe continuato la sua battaglia per diffonderlo nel maggior numero di città italiane. È difficile render conto di quanto Istrio, il dramma dell'attore, incrociato con quello del potere, debba la sua affermazione proprio alla tenace e appassionata volontà di Paola. La freschezza della sua lettura, l'entusiasmo della sua ferma convinzione e quello per l'impresa avviata si comunicarono a tutto l'insieme degli attori e anche a me, che mi rinfrancai. Ce n'è sempre bisogno. A quel fervore è divenuto comune. Da questa sua disponibilità il mio Istrio ebbe da guadagnare, perché Paola ne parlò con esperienza e fervore, riconoscendo un privilegio nei momenti rari che le erano stati dati di incontro e di fusione tra poesia e teatro. D'Annunzio, Lorca, erano per lei titoli indimenticabili e ora puntava su Istrio. Ero io stesso soggiogato da quella fierezza e pieno di gratitudine per quella donna annosa e giovane. Fu in una di quelle scenette, dopo teatro, che Paola manifestò il desiderio che io le scrivessi qualcosa, e cioè scrivessi una pièce appositamente per lei. Le sarebbe piaciuto, mi disse, congedarsi dal teatro su un testo mio. Pensavo allora ad una breve composizione, dove avrebbe potuto essere tutta lei, un monologo concepito per lei e modellato sulle risorse della sua arte, una fatica, dunque, ma contenuta in una durata conveniente. Presi sul serio quella sua graditissima richiesta, ma affidando al tempo e all'incognita la sua eventuale soddisfazione. È comune aspirazione degli attori avere un testo scritto ad persona, ma questa volta sentivo che non potevo lasciare a lungo nella sfera del possibile quel progetto. Dovevo per lei e per me fare di tutto per attuarlo. Mi trovai così a vagabondare con l'immaginazione in vari campi del mito e della storia, dove avrei potuto attingere un personaggio che le servisse non solo da piedistallo, ma anche da autorivelazione finale. Non era facile. Mi sembrava stonare con la mobilità e con la curiosità vitale che erano le virtù che avevo ammirato di più in lei. Mi è assolutamente negato lavorare su una pura ipotesi. E il mio omaggio teatrale a Paola era sul punto di fallire quando mi sopraggiunse l'idea di centrare il lavoro su lei medesima, che, uscita da ogni persona o maschera, senza lo schermo o il riparo di figure mitiche o immaginarie, si trovasse allo scoperto, ad affrontare se stessa, il suo presente, il suo passato, la sua vita, la sua arte. Era ancora il fascino e l'inquietudine di un'immagine e di una realtà divenuta incombente. L'immagine e la realtà dell'attore, dell'Istrio.
Al contrario di alcuni sommi interpreti, sprovvisti, si direbbe, di personalità propria, la cui sublimità risiede proprio nel non averne, perché si immedesimano senza riserva nella loro parte, perché divengono quasi biologicamente i loro personaggi. Paola Borboni è, a mio parere, una persona duttile e creativa, che pur pronta a trasfondersi nei diversi ruoli, con esiti di sicura eccellenza e vivezza, non è obliterata né soppressa. La sua persona e la sua personalità sussistono e sono un argomento. Questo argomento, nella sua dialettica, con l'incanto e con la voracità del teatro, mi è sembrato un tema insolito, degno di essere trattato attivamente da Paola, così come da Paola aveva avuto il primo spunto. Non si dice, ma so, che si prepara una festa a Paola. La nostra prima donna sarà celebrata, ma non con una delle solite serate. Sarà, dicono, solenne, semplice. Si sposta al centro, signori. Il teatro va in trasferta, fuori di se stesso. Forse. Infatti sembra che il teatro subisca un gran risucchio, e sia quel risucchio che lo svuota e che lo chiama in altra parte, un non spettacolo. Ma come si rappresenta un non spettacolo? Con uno spettacolo. Ma vedremo, vedremo se ci sarà spettacolo o solo armonia
o se l'animazione di Paola manderà in fumo tutti i piani. Recitare un testo. Oh mio Dio, non mi ritrovo, non mi riconosco così nuda. E non vi allarmate, intendo dire senza parte. Eccomi, vengo a voi in persona, ma non persona maschera. È persona soltanto, e perché? E tante altre donne, lo sapete, sono stata, e uomini talora, e ricordate Lear, vecchio re, la sua follia, e non potete averlo certo dimenticato, e per tutto questo e sono diventata celebre. E del resto, per questo, non mi festeggiate. Oggi, dunque, non sono dinanzi a voi altro che Paola. Mi sono sorpresa in me. E pareva certamente non potessi essere altre vicendevolmente. Ma tutto ciò è stato la mia sorte. E perché molte altre, e nessuna elettivamente in cui trovare asilo, in cui riconoscermi, identificarmi non pareva possibile, invece a complicare le cose c'era una persona in me, e persona dico, non persona maschera. E questa, sapete, ha resistito. Insomma, non mi credete? Ha resistito alla disappropriazione e di sé stessa, al furto della sua vita e anima. No, non insorgo. Perché non è giusto farlo. Ma certo, mi rivolgo a tutti loro che mi hanno asservito interamente e succhiato il sangue, a tutti dico loro, lasciatemi a me stessa, lasciatemi in vacanza. E così, e sono io Paola Borbone, in fronte a tutti voi, io e voi, voi ed io, e basta. Le altre a cui ho dato vita e che me l'hanno data a loro volta non esistono. Perché? E perché poco a me donna ho concesso che l'altra non volesse sottrarmi, perché tutto, diceva, a nutrirsi era giovevole, perché tutto faceva sangue e se ne cibavano le maschere, diventavano esseri viventi, rubavano sostanza umana a me che
Genua, non credevo di avere quel bisogno per non farli vivere. Che strana dipendenza, che maligna, che meravigliosa schiavitù. Venire i brividi. Sono i ragazzi, così, c'è tutto il tempo. E così, che dalla mia prima adolescenza io sono stata in bilico. Se essere o non essere, esistendo a malapena per chi me lo chiedesse, di vestire le mie forme, intendo, di parlare la lingua con il mio preciso accento. E facevo buon viso a molta gente, perché come poche ero fatta per scialare, per fare dono di me che non sapevo chi veramente fossi. Certo, una gran forza vitale, una disponibilità al servizio. Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto. Quell'uccello impertinente minestrello dell'amore, ah, oh, la fiorita delle piante tiene in festa questo cuor, sai perché? Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto, canto per te. Cuore mio da fiore a fior, con dolcezza e con amore vado per te. Vive solo di realtà vicino a te. Voglio vivere così, col sole in fronte e felice canto, canto per me. Sia pure un'illusione, ma una splendida illusione. Le signore qui presenti, le amiche, le ammiratrici, sussurrano qualcosa, un poco le agiti. Che fai? Le mette in dubbio? Recrimini? No, ma guardiamoci dunque negli occhi. Il passato non rivive gli uomini minimi o enormi, sì, possiamo fingerli o inventarli, ma non farli rinascere a un attimo di vita e verità, perché questo è l'inganno della scena. E noi, suoi artefici, a perpetrarlo felici. E poi, sai, senza potremmo forse vivere? Non ho fatto la prova, ma lui, esclusa o mi esclusi da quel gioco,
la sorte mi è stata benigna. Ero giovane e già celebre, cercata, brava. Se mi vedessi oggi, ma... soggiogarmi interamente la platea. Non diminuirti, Paola, noi te lo impediamo. Grazie. L'arte, l'arte, l'arte sempre più fine, l'intelligenza sempre più infallibile del personaggio e della sua incidenza nel pubblico? No, questo, mio caro, non faceva difetto neanche allora. Ma mai spingere oltre la tollerabilità ai caratteri, metterli a fuoco invece, mostrarli fino in fondo al limite del loro significato umano, queste mie sono buone regole, credo, insomma, chi me le ha insegnate? Ho avuto maestri eccellenti e la grande firma grammatica Ruggeri e gli autori, poi gli autori Ionesco, Pirandello, Shakespeare e Porta fabbricarono i mondi dove sono entrata quasi fuggendo tutto questo. Però sai, mio caro, non ignorandolo, perché testa sopra, le spalle sempre, e follia anche. E in quali dosi? Vivevamo in ansia per te. Non pareva fosse vita quella che per te lo era, con un certo sprezzo per la nostra. Ma no, non c'era sprezzo, c'era, ascoltami, irrevocabilità. E poteva a tratti non piacermi, ma io non l'avrei cambiata con altre quella vita, nessun'altra. E allora, amici miei, follia, ragione, che differenza c'era, perché essi coesistevano in me come in ciascuno dei mortali. Per troppa ragione finivo in una insania e alcuni pensavano facessi solo scena. E un'altra dannazione dell'attore, quella di non essere creduto, si pensa che lui finga anche quando è semplice e leale, anche quando il cuore si pensa. E non ti sei sentita offesa? Non hai piantato tutto? E qui nel regno dell'ambiguità, e qui tutto è ugualmente probabile e improbabile. Si vive a rischio di non sapere più niente, se non che il teatro ci sovrasta con le sue cerimonie ed i suoi incanti, le sue rivalità e inimicizie. E poi, e devi saperlo, si acquista tra le quinte e il boccascena, si acquista una segreta umiltà
dare peso agli effimeri trionfi, perché questo è un tossico, è un illuso. Noi siamo esposti e gente di teatro a molte umiliazioni, perché ognuno ne porta la ferita ed è l'abito professionale quello. Sotto i lustrini, sotto le paillette del rito, ed io, come gli altri, l'ho indossato con più eleganza o meno, però sempre con fierezza. Insomma, è questo. Me lo devi riconoscere. Beh, conta poco lo riconosca io, quando tutti lo hanno fatto. Sì, ma da te io ci tengo, perché voi mi avete lasciato sola. Ma questo era nel conto, e forse io non sono certo stata la migliore. Sì, ma vuoi proprio tormentarti e tormentarmi? Non è per una causa allegra che dopo tutto stasera siamo qui? Tu coroni una splendida carriera. È proprio vero. Io devo essere lieta e buona, ma intanto, se non era l'altra fila di giovani e meno giovani figure, tante, e dove avrei trovato la forza per Re Lear? E parlarono allora di me come di un'anfora vuota, naturalmente, e la vita vi entrava e traboccava in esse la follia. Oh, che scena, per chi poi io sola con le mie grucce di sciancata sul palco ne adunavo e disperdevo tutti i venti, e non c'era somiglianza, e non paradossale differenza, ma uomo e donna oltre il distinto sesso, in preda alle pazze e stupidige, agli inganni, ai tradimenti del trono e della vita. Ricordate? No, sono noi. Ti prego, figlia, non farmi impazzire. Io non voglio darti disturbo, bambina mia. Addio. Non ci incontreremo più. Non ci vedremo più, ma... Tuttavia, tu sei la mia carne, il mio sangue, la mia figlia. O piuttosto, un male che ho nella carne che devo chiamar mio. Tu sei un'ulcera, una piaga, un tumore nel mio sangue corrotto. Ma no, non voglio rimproverarti. No, cerca di essere migliore quando potrai. Cerca di migliorarti quando vorrai. Io posso rimanere qui. Posso rimanere qui con Regana, io e i miei 100 cavalieri! Oh, e che scena! E che scena! E l'altra poi all'atto quarto, quando Lear delira! Appena nati, piangiamo per essere venuti in questo vasto teatro di pazzi! Questo è un bel cappello! Sarebbe una bella idea calzare di feltro una schiera di cavalli. Voglio far la prova, e quando sarò piombato sopra questi miei generi, allora ammazza, 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 ammazza! Ecco, io ho provato questo. Pensi non mi abbia un po' contaminato quella prova? Non abbia conosciuto dell'uomo qualcosa che la mente nostra borghese avrebbe volentieri ignorato? E dovrei essere
essere lieta. Applausi e consensi di platee sempre più vaste. Ma io dove ero mentre per esperienza altrui la mia conoscenza si accresceva entrando e uscendo dalla parte, dalle numerose parti? Io dove ero? Allora nessuno mi soccorreva, solo lei. Anche iniziavano essi, perché sapete, io sono rimasta un po' bambina. Non lo credi, non lo credete voi tutti? È difficile parlare con te, non sappiamo come prenderti, scucci via da ogni parte. Lo so bene, l'attore è proteiforme, ma tu e ciò che non ho avuto dalla vita, la scena me lo ha dato, non soltanto il mio pubblico. Come noi, diciamo, attori e prime donne, ma persone che ho incarnato, si sono affezionate a me e spesso mi visitano e mi vengono a cercare e sembra che non vivano lontano o fuori di me, perché precipitano nell'informe, rientrano nell'increato se non mi ritrovano. Paola, non dimenticarmi, mi dicono, non lasciarmi perdere, mi supplicano. E così, sai, noi siamo tutta un'altra famiglia, un po' tumultuosa, piena di gelosia, piena di iniquità, ma viva Cordelia, Pamela e 100 altre. Sempre. Non. Ma perché temi il ricordo? La sfida al mondo, l'unione tra voi. Eravamo sbigottiti, ma ci arrendemmo tutti quanti all'evidenza di quella Letizia. Ah, ne fui felice. Era. Era vero amore, però sai, la vita mi era venuta incontro e mi aveva parlato da vicino, forte, ma senza urlare. Lui era
era? Oh. Anche lui attore, poeta, ma soprattutto attore. Attore? E non c'è la recita, come fu detto, smania di scandalo e rumore. Vedi, il vino della metà dei miei, i suoi anni. E poi gli lasciamo dire, e fummo insieme lieti e beatissimi incoscienti, perché un grano di follia si univa ancora al mio buon senso. Qui è miscuglio, è la vita, è l'amore. L'amore mio non può disperdersi nel petto con le rose, tanto è forte che non cederà. Insidie velenose che vorrebbero strappare. Penso, talora, sia stata anche quella una scena di teatro. Non voglio, no? Chiedo pietà, sono come un bambino infelice. Quello ebbe importanza. Sono stato preso. Sei stato preso? No! Angelo, chi è stato preso per primo? Vieni. E che sfacelo nella mia esistenza, amore. E credono che io cadessi in piedi e cadessi nel teatro da cui non ero uscita. E vedi, io li lasciai a questa cinica opinione inveterata dell'attore Oguitto. Come era tornata insipida e insapore la mia esistenza, perché vedi, avevamo talora recitato insieme. Io ero già una star e lui cominciava a modo suo, con sue poetiche esigenze, e un po' mi intimidiva non fosse la sua indicibile dolcezza. Ma quando venne la fine e tutto cadde più in basso di quanto mai non fosse, avevo conosciuto di me ciò che io ignoravo o avrei voluto non conoscere. Avevo coniugato vita ed arte e ora eccomi qui, ancora è qui. Quanto gloriosa per me è strada maestra, è strada unica, perché ricominciarono gli incontri. Sai cosa mi salvò dal crollo? Lorca, Molière. Il tradimento mi dava più disperazione e insieme una più intima riserva. C'era una intrinatura nella mia fede teatrale. Così forse hai raggiunto il meglio. Anche quelli, e ce ne sono, che dubitavano sempre di te,
furono conquistati. Ma sì, il trionfo è venuto quando è tardi. Lo accolgo con il gusto di altri tempi, un desiderio ardente. Non potrei privarmi di questi effimeri tributi. Veramente, io non potrei, perché sarebbe la morte. Essi mi spettano e non importa che io li meriti, perché mi sono dovuti. Allora, mettetemi questa corona. È proprio vero, ti spettano, li meriti in pieno, ma forse era la parte repressa di noi, per difetto di follia, che è follia anch'essa, a doverti questo omaggio. No, non per dimostrazione, mia cara, no, per giustizia. Sono l'ombra che ti sorge innanzi dal tuo colpevole passato. Non sono uno spettro. Non ti dico chi, non uno, in ogni caso, che a tua adempienza ti richiami. Tutti ne abbiamo, ma non sono il tuo rimorso. Vengo anch'io per farti festa, festa anonima e perciò più grande. Ma allora c'era una sorpresa? Dunque, oh mio Dio, il cuore è debole e non ama soprassalti. E nessuno mi aveva prevenuto di questa apparizione. Non era nel programma, ma era inevitabile. Poteva il debito tacere? Non poteva. E io l'ho fatto mio nella veste, che vedi, di maschera. Non sono un'astrazione. Ma di che debito? E di che debito vai parlando, maschera? Io i debiti non ne lascio. Anche le più perfide tra le mie rivali ammettono che io ho pagato tutto nella vita. I miei debiti sono tutti estinti. Prima, certamente, che io lo sia. E ora tu mi parli di un debito? Oh mio Dio, ma non siamo mai in pari. Rassicurati, il debito l'abbiamo noi, tutti, verso di te. Tutti lo sentono, ma nessuno di noi se ne fa interprete. Per cui, questi che viene dal fondo del teatro, da dietro le quinte, da dentro i camerini d'ogni attore, dal progetto e dal presagio di ogni nuova opera, ti dice grazie, ti salda il tuo superbo conto. Ma che stai dicendo, maschera? Chiunque tu sia, che ti sei preso il carico di impersonare il nostro teatro, intendo, che cosa stai dicendo? Io non ti capisco, perché mi sfugge certamente il tuo discorso. Ti sei riconosciuta debitrice, tu, del bene e della salvezza. Confessasti di avere molto avuto, ma più è quanto hai dato e non consideri al teatro e alla sua continuità, alla sua eterna finzione che tutti ci trascende. Ora, mi comprendi? Non posso, perché io non sono nata per fare bene i conti. Che fortuna se c'è a mio vantaggio un utile, un avanzo, anche se piccolo, piccolo. Non è una gara di generosità la nostra. Lo dico per tutti i tuoi molti ammiratori presenti a questa festa. È un rito di equità e di vigore che il teatro rinnova di quando in quando. Ma insomma,
dimmi chi sei, in carne ed ossa intendo. Non vuoi proprio che io lo sappia? No, non importa. Sarebbe una limitazione. Pensa che la corona di re Lir che ti levasti dal capo e scagliasti via, ti ritorni in pieno diritto sulla testa. Ah, è troppo. È troppo. Una corona a portarsi da sola è grave. Aiutami. E tu, che fossi poeta, a sorridere. A sorridere. A sorridere. No. Importante ed essenziale in un secolo che ci ha preceduto e che forse è davvero troppo lontano, anche se vicino, troppo lontano nella nostra memoria come secolo, perché è un secolo che ha dato, credo, forse tutto, no? in tutti i campi dell'arte, della poesia, al cinema, al teatro, insomma il Novecento è stato il Novecento. E dunque questo è un omaggio naturalmente ad un poeta come Mario Luzzi che questa amministrazione
luna molto maggiore, no? Solo in questo spazio, secondo me, è incredibilmente poetico, si può rendere omaggio ad un poeta così. E quindi il mio primo ringraziamento va alle istituzioni che ogni anno lo permettono. E poi, naturalmente, a questi versi che ci giungono da lontano e anche da vicino ogni anno e che noi cerchiamo di in un certo senso interpretare attraverso la lettura, per cui questa che avete visto è una lettura del teatro di Luzzi e naturalmente tutti questi miei amici hanno dedicato a questa lettura tutto il loro tempo ed io certamente l'omaggio forse più grande è a loro e al loro servizio, è un debito grande, devo certamente a loro, oltre alle istituzioni e insieme a queste splendide persone vorrei anche ringraziare due persone che qui non vogliono certamente essere tra noi perché non so, la timidezza, cioè, ognuno poi ha il proprio mistero che c'è in modo diverso. Comunque Antonella Sabatini, le installazioni sono le sue e la Germana Franceschini, i suoi sono come ogni volta i suoi splendidi costumi e l'allestimento scenografico, sono lì nascosto con il mio pubblico, tutto il mio debito è verso queste persone e oltre a tutte le persone che mi hanno portato. Grazie davvero di cuore e soprattutto a voi che siete qui ospiti ad ascoltarci. Grazie a tutti.